buongiorno a tutti, siamo a Saronno per la prima prova del Trofeo Frigerio, che è l'edizione numero 47, è iniziato nel 69 e oggi 2016 si festeggia il 47esimo. Saronno per il sesto anno consecutivo ospita una prova del Frigerio, siamo orgogliosi di questo. Quest'anno siamo anche città europea dello sport, per cui diciamo che la manifestazione è ospitata in Villa Gianetti, che è una villa dell'inizio Novecento, e i marciatori vengono da Piemonte, Liguria, Lombardia, dal Trentino, e che dire, speriamo che tutto funzioni bene. Sono felice di essere qua al Frigerio, dato che sono partita da piccola in queste gare. Comunque oggi la gara è andata bene, dovevo farla tranquilla in teoria, dato la gara di ieri ad Ancona, sono stata squalificata, però vabbè, io il mio l'ho dato e oggi sono felice di essere qua. Beh, il tempo è buono, mi sono avvicinata abbastanza al personale, avevo personale di 23-14 più o meno, ho fatto 23-20. Contando che non sono neanche troppo morta, è andata bene, sono felice. Grazie. Abbiamo appena terminato la gara di Saronno della 47esima edizione del Trofeo Frigerio. È stato un altro successo anche a livello cittadino, perché c'era gente, i ragazzi si sono divertiti e abbiamo celebrato nella maniera corretta la città dello sport. Saronno quest'anno è città dello sport europeo e anche l'amministrazione comunale ha partecipato all'organizzazione di questa gara, che quest'anno ha cambiato non tanto quanto l'itinerario, ma la disposizione. Qui abbiamo alle spalle un monumento della città di Saronno, che è il vecchio municipio della Casa Gianetti, e penso che sia stata una manifestazione gradita da tutti, spero ben organizzata, e sicuramente ci vediamo l'anno prossimo, perché ormai è una tradizione per Saronno avere questa gara. Grazie a tutti per la partecipazione.